Libri TV Gianni Colacione, oggi è 5 luglio 2013 e siamo in un circolo socialista a San Lorenzo, seguiamo un evento per la promozione dei referendum sulla giustizia, referendum che stanno appunto proponendo i radicali. Incontriamo qui il senatore Compagna, Luigi Compagna del PDL. E quindi in qualche modo questa qua è l'attestazione che nel PDL c'è un certo interesse nei confronti di questi referendum. Ma io spero anche qualche cosa di più di un certo interesse. Vede, da qualche settimana nella vita politica italiana, che io ed altri come me seguiamo la mattina alle 7.35 attraverso Massimo Bordin, nell'area berlusconiana di centrodestra si parla da qualche settimana di ritorno a Forza Italia. Ora, nella vita dei movimenti politici, così come nella vita degli uomini e delle donne, è ovviamente un diritto al flashback c'è in materia abbastanza limitata. E anche per questo passaggio dal PDL a Forza Italia è in termini finora abbastanza fumosa, talvolta affumicati, mentre invece prenderebbe un corpo più vero e più serio se per ritorno alla stagione e alle ragioni di Forza Italia ci fosse la attitudine a scendere in campo con tutta la propria organizzazione, talvolta con la propria non meno nobile disorganizzazione, a fianco della pattuglia radicale in questi referendum. Perché? Perché se noi guardiamo l'attuale situazione politica, il PDL ha aderito a una maggioranza di governo nella quale le questioni della giustizia sono ai margini dell'identità programmatica della coalizione. Se quindi il PDL vuole garantire identità a se stesso, allora sì, è il momento di tornare a Forza Italia. Che vuol dire tornare a Forza Italia? Nel progetto di Forza Italia, Partito Liberale di Massa, forse Marco Pannella ha creduto ancora più intensamente e ancora più appassionatamente di Silvio Berlusconi. E di quel progetto, i 6 punti dei 6 quesiti referendari sulla giustizia sono parte integrante. Tant'è vero che lo stesso Berlusconi a un certo punto disse: non abdico quei punti, non posso però far mia al momento la scelta referendaria, saranno tutte cose che realizzerò quando sarò alla guida di una maggioranza di governo. Rispetto ad allora, Silvio Berlusconi alla guida di una maggioranza di governo c'è stato più volte, non ne ha realizzato nessuno di quei 6 punti, e quei 6 punti le abbiamo detto più volte che cosa comprendono. Comprendono un forte richiamo allo Stato di diritto. Stato di diritto, lo dico ai colleghi del PD, vuol dire che c'è un giudice a Berlino e c'è un imputato a Milano. Come vedete, le ragioni politiche per un impegno vero e serio del PDL, proprio inteso come Forza Italia, al fianco di questi 6 quesiti referendari, sono l'unico modo vero e serio in cui in democrazia si può reagire alla sentenza della Corte Costituzionale di 2 settimane fa. Senta, senatore, rapidamente, io ho avuto modo di leggere e di sentire anche qualche affermazione da parte di qualche membro del PDL che, relativamente alla partecipazione all'evento che è stato a Napoli qualche domenica fa, sempre per la promozione di questi referendum, insomma, c'è un po' l'impressione, è stata percepita, che l'interesse per questi referendum e anche un po' per l'amnistia si è fatto un po' in modo sospettoso vivo nel PDL proprio in occasione di questa, diciamo, problematica situazione giudiziaria di Berlusconi, che sta in alcuni casi appunto arrivando a conclusione. Ecco, rispetto a queste obiezioni. No, rispondo come risponde sempre Pannella, non alle obiezioni, alle insinuazioni del PD.
Giustizia giusta vuol dire che sono irrilevanti le pulsioni di berlusconismo e antiberlusconismo. Quanto alla piazza di Napoli, io c'ero, ricordo molti amici del PDL, Nito Palma, Enzo Danna, senatore casertano. Anche quando Pannella ha pensato a me e a qualche altro come garanti di questi sei quesiti referendari, non c'è dubbio che Pannella si aspetta e ha tutto il diritto di aspettarselo dall'amico Silvio Berlusconi un apporto molto significativo per raggiungere il numero delle firme, e conosciamo tutti abbastanza bene Pannella per sapere che questa aspettativa di Pannella è del tutto indipendente da questa o quella sentenza di condanna. Ringraziamo molto il senatore Luigi Compagna.